Ha chiesto di intervenire il senatore Salvini, ne ha facoltà. Grazie Presidente e grazie agli italiani che stanno seguendo questo dibattito che per certi versi è stato surreale, perché per qualcuno qua dentro il problema è perdere la poltrona, per gli italiani normali il problema fuori di qui è perdere il posto di lavoro. E quindi mi scuso a nome di qualche collega senatore che mi ha fatto vergognare di essere senatore. I dati dicono, anche oggi l'avvocato Conte ha ribadito, che sostanzialmente al governo migliore al mondo e chi dice il contrario mente. I dati, che non sono opinabili, purtroppo, e sottolineo purtroppo, dicono che siamo i primi al mondo fra i grandi paesi per morti di Covid e siamo gli ultimi al mondo per crescita economica. L'avvocato Conte è intervenuto pochi minuti prima di me dicendo falso. Avvocato Conte, questa è la prima pagina del Wall Street Journal di oggi sui primi 12 paesi al mondo. L'unico che cresce è la Repubblica Cinese, a lei tanto cara e a noi un po' meno, e l'Italia è 12esima su 12 paesi al mondo per crescita economica. Evidentemente le magie del suo prode casalino arrivano ovunque, ma non ancora nella redazione del Wall Street Journal. Questa è la verità. Ora, io ricordo a me e a chi ci segue che stiamo discutendo di una crisi che è tutta in casa vostra, perché voi un anno e mezzo fa faceste nascere il governo dell'Europa, dell'ambiente, della green economy, dei giovani, dell'amicizia, della fratellanza, con l'unico collante di non mandare il paese alle elezioni perché altrimenti avrebbe rischiato di vincere il centrodestra, va che roba strana sta democrazia. Dopo un anno e mezzo siamo punto e a capo, state litigando fra di noi, apro una parentesi, state litigando fra di voi anche sull'utilizzo dei fondi europei, che è giusto ricordare che sono per 2/3 dei prestiti che dovranno essere restituiti dai nostri figli entro il 2056. Non è cosa vostra, è cosa di tutti. E non è una gentile concessione se ogni tanto spiegate agli imprenditori e ai sindacati che intenzione avreste su questi soldi, visto che sono soldi di tutti gli italiani. Quindi ci fosse un governo che ha tenuto sotto controllo la crisi sanitaria e che ha messo benzina nel motore della crescita economica, noi da fuori diciamo, beh, smettetela di litigare, però siccome state facendo cose buone andate avanti. Siamo gli ultimi, siamo gli ultimi. Mettere in discussione un governo che ha fallito su tutto non è un diritto, ma è un dovere di ogni cittadino italiano. Poi, notazione semantica, quelli che cambiavano casacca fino a poco tempo fa erano dei volgari poltronari. Qualcuno prima di noi è anche andato a processo per una presunta compravendita di deputati e di senatori. Io ricordo a chi si sta sforzando di inventare dei neologismi che non state cercando costruttori volenterosi o responsabili, state cercando dei complici da pagare per non mollare la poltrona. Questo è quello che sta accadendo. Se state facendo tutto bene, o se, come dice l'avvocato Conte, farete tutto bene perché sembra che sia arrivato ieri mattina al governo, che problema c'è a chiedere il giudizio agli italiani su quello che state facendo? State dando rimborsi. Avete trasformato le scuole italiane nel tempio della modernità e della sicurezza. E a me non risulta che sia così, perché al di là dei 461 milioni sbattuti via per i banchi con le rotelle, state giocando sulla vita di studenti e insegnanti che vanno a scuola rischiando di loro perché non avete fatto nulla per potenziare il trasporto pubblico e sistemare l'aerazione delle classi. Abbiamo due idee diverse. In democrazia viva, premessa, il sovranismo c'è da mesi. Questo pericoloso nemico che aleggia
sull'Italia, sul Parlamento, il sovranismo. Quando succede qualcosa è colpa dei sovranisti. Se ti fregano la bicicletta è stato un sovranista, molto probabilmente. Ora, intendiamoci sul senso delle parole. L'Italia è uno dei padri fondatori dell'Europa, per fortuna. Domanda, ma un governo che mette a rischio la salute dei suoi cittadini perché mancano i vaccini che ha delegato all'Europa, mentre altri paesi hanno i loro vaccini o se li procurano per conto loro, è un governo europeista o è un governo di incapaci? Un governo che senza muovere un dito permette che la Fiat diventi francese, con dei prevedibili licenziamenti dei nostri operai, senza muovere un dito. È un governo europeista o è un governo di fessi? Secondo me è più la seconda della prima. E poi lezioni di diritti umani da chi strizza l'occhio all'Iran, al Venezuela e a chi mette sullo stesso piano gli Stati Uniti e la Cina, noi proprio non ne prendiamo. Abbiamo due idee diverse. A me piace l'Europa dei De Gasperi, dei padri fondatori, del benessere, della crescita immaginata da Papa Wojtyla. Non mi piace l'Europa dei burocrati, della finanza, dell'austerità e del taglio delle pensioni. Io da cittadino italiano pretendo di contare in Europa. Cos'è? Un reato? Sulle tasse io credo che l'unico modo per abbattere l'evasione fiscale non sia l'obbligo della moneta elettronica o la persecuzione fiscale o l'agenzia delle entrate, sia abbassare le tasse con la flat tax, pagare meno per pagare tutti. Pace fiscale. Se l'Europa imporrà, come scrive nel regolamento per l'utilizzo dei fondi europei, nuovi sacrifici e nuova austerità, la patrimoniale sulle case, sui conti correnti e il taglio delle pensioni, e se voi direte sì, non sarete europeisti, sarete attentatori nei confronti dei lavoratori e dei pensionati italiani. Noi, la ricchezza per essere redistribuita deve essere prodotta e la proprietà privata, per quello che mi riguarda, è un principio sacrosanto. Se bloccate gli sfratti ed evitate che coloro che hanno un appartamento in affitto incassino quello che è loro dovuto, almeno non fategli pagare le tasse, perché state rovinando milioni di risparmiatori italiani che hanno quello come unico reddito. Voi glielo mettete fuori uso e glielo tassate pure. Questo non è europeismo. La senatrice che prima parlava di diritti e di giustizia sociale sappia che col blocco degli sfratti non aiuta i poveretti, ma aiuta i furbetti e mette sul lastrico milioni di risparmiatori italiani. Questa è discriminazione. Questo è esproprio proletario. Non è proprio di uno Stato di diritto. Io ritengo che l'avvocato Conte abbia fatto bene a combattere per arrivare a quota 100 e a opzione donna. Io ritengo che sarebbe una follia azzerare quota 100 e opzione donna e aumentare l'età per andare in pensione in Italia in un momento di crisi economica come questa. Se ce lo chiede l'Europa, se c'è di mezzo la salute delle nostre donne e dei nostri lavoratori, è diritto nostro dire no grazie. Sul lavoro e sulle pensioni degli italiani non si scherza. Sulle banche abbiamo un'idea diversa. È chiaro che ce l'abbiamo diversa, avvocato Conte, perché qualche parlamentare del PD si dimette per andare a fare il presidente di qualche grande banca. Noi preferiamo le banche del territorio, che prestano i soldi a chi ne ha bisogno, non che danno i soldi alle multinazionali che poi portano all'estero la loro sede fiscale. E spero che non riesca il suo governo, che spero con stasera abbia fine,
a fare quello che non hanno fatto due guerre mondiali, ovvero sia a svendere un patrimonio dei toscani e degli italiani che si chiama Monte dei Paschi di Siena, che non è proprietà di un partito, ma è patrimonio di un paese. Sul commercio abbiamo due idee diverse. Noi, come Lega e come centrodestra, preferiamo i negozi e il Made in Italy. Qualcuno vicino a lei preferisce le multinazionali del click alla Amazon, che vendono e sfruttano in Italia e poi vanno a pagare le tasse altrove e non sono il futuro del nostro paese. Sull'agricoltura, la grande assente di questo dibattito, lei non ha dedicato manco una parola. C'è chi dice sì all'Europa che ci propone il cibo sintetico prodotto in laboratorio, magari a Wuhan. Noi preferiamo il cibo naturale, la dieta mediterranea con cui sono cresciuti i nostri figli. Sono punti di vista diversi. Sull'ambiente non basta dire green. Lo dico perché c'è un ministro ambientalista a parole ma distruttivo nei fatti. Ovunque nel mondo i rifiuti diventano energia, calore e ricchezza. Grazie ai suoi no, in Italia andiamo avanti a discariche e a roghi tossici. E questo non è sano per nessuno. Questo non è ambientalismo. Questo è aiutare coloro che Borsellino combatteva. Sulla TAV, noi siamo a favore di un'Italia che cresce, che opera, che scava, che viaggia. Oggi a Bruxelles il centrodestra e il PD hanno votato a favore della TAV, i 5 Stelle hanno votato contro la TAV. Ragazzi, mettetevi d'accordo, io voglio un'Italia che viaggia veloce e sicura, non voglio un'Italia ostaggio dei no. E noi per i no, lo ricordo al collega Renzi, non abbiamo mollato due poltrone, ma ne abbiamo mollate 7 senza rimpianti. Senza rimpianti. Ci sono tanti altri dossier. Noi vogliamo che una potenza industriale come l'Italia abbia ancora l'acciaio e difenda l'Ilva e gli operai dell'Ilva, utilizzando quell'acciaio per produrre, dopo anni di chiacchiere, quel ponte sullo stretto di Messina che può collegare la Sicilia, la Calabria al resto d'Europa. Voi preferite lasciare Taranto senza bonifiche e senza lavoro. Mi spiace, ma non finirà così. Ce ne sono tanti di dossier, avvocato Conte, su cui lei ha deciso di non decidere. Autostrade. Noi siamo per fare le opere ferme, penso alla Gronda di Genova. Voi autostrade avete fatto guadagnare una sola famiglia che si chiama Benetton, quindi non veniteci a parlare di solidarietà. Sulla vedo tanto nervosismo, qua c'è gente che era convinta di portare a casa la poltrona, adesso siete un po' meno convinti di portare a casa la poltrona, eh? Forse, però, mi avvio a chiudere. Io ricordo l'avvocato Conte che ci aiutava ad avere un'immigrazione legale, controllata e avere integrazione vera. Non mi piace questa seconda versione che apre i porti, fa regali agli scafisti e che, secondo quanto abbiamo letto sui giornali, l'integrazione la i calciatori di Serie A che non parlano l'italiano. Non è esattamente l'integrazione a cui pensiamo noi. Una riflessione è un'altra differenza che abbiamo, ma è bello così in democrazia. Sulla famiglia. Noi pensiamo che non sia una scelta politica. Pensiamo che la mamma si chiami mamma e il papà si chiami papà. Noi siamo per la difesa della vita sempre e comunque.
E per noi l'Italia del futuro, l'Italia del futuro, concluda per cortesia, il nostro modello sono i centri di aiuto alla vita, non le pillole abortive regalate per strada a chiunque. Abbiamo un'idea diversa di futuro. Quindi, e Presidente, però è difficile. A volte non mi sento se... Non sento neppure io. Un attimo, capisco che siamo da 11 ore in aula. Vi pregherei di avere ancora pazienza. Terminiamo questo dibattito. Prego, si avvia la conclusione, senatore Salvini. Grazie. E a proposito di famiglia, visto che il dibattito è attuale, l'Italia che noi abbiamo in testa ha come modello San Patrignano e la comunità Nuovi Orizzonti e non le droghe libere agli angoli delle scuole dei nostri figli. Questo deve essere chiaro. Questa è l'idea d'Italia, di Europa che abbiamo. Lei, avvocato Conte, ci chiede la fiducia. Noi la fiducia non la diamo a lei, ma la diamo ai cittadini italiani. Noi speriamo che lei liberi la poltrona che sta ostinatamente difendendo con tutti i mezzi necessari. E ricordo ai senatori a vita che legittimamente voteranno la fiducia. Ricordo... Per cortesia, concluda. Concluda. Daremo lo stesso tempo anche al senatore Licheri. Prego. Ricordo... Da oggi, io l'ho segnato, hanno raddoppiato i tempi tutti. Quindi, no, scusate. Siamo in un dibattito molto importante. Io non ho l'abitudine di togliere la parola a nessuno, e non l'ho fatto con nessuno da 10 ore a questa parte. Quindi smettetela di protestare. Facciamo finire ognuno. Adesso si conclude. Prego, concluda. Democratici a parole, censori nei fatti. Stavo semplicemente ricordando ai senatori a vita che si apprestano a votare la fiducia insieme ai colleghi dei 5 Stelle, all'avvocato Conte, cosa diceva il leader dei 5 Stelle poco tempo fa dei senatori a vita. I senatori a vita non muoiono mai, o almeno muoiono un po' troppo tardi. Che coraggio che avete, ragazzi, senatori a vita, e che coraggio, che coraggio, che coraggio, che coraggio. Senatore Salvini, non mi sembra appropriata questa sua considerazione. Parole e musica di Beppe Grillo. Non mi sembra. Lo sto dicendo. Concluda, perché diversamente devo toglierle la parola. Faccio concludere sempre tutti. Concluda. Mi è sembrato veramente irrispettoso nei confronti dei senatori a vita. Questa sua considerazione. Prego, concluda. Presidente. Se non la smettete, io interrompo l'aula, non posso. State tranquilli. Presidente. Sedetevi e state tranquilli. Dispongo io i tempi. Prego. Presidente. Sono d'accordo con lei. Perché veramente sforato molto. Presidente, sono d'accordo con lei che le parole dette sono disgustose, e quindi il senatore dei 5 Stelle che interverrà dopo di me chiederà scusa a nome di Grillo e del Movimento 5 Stelle per queste parole. Ne sono sicuro. Una cosa ho apprezzato dell'intervento dell'avvocato Conte, e chiudo.
Prego, per cortesia devo toglierle la parola. Non sono abituata, devo toglierle la parola. Lei sta parlando da 15 minuti. Sono 15 minuti. Non è il solo, devo elencare tutti quelli che questa mattina hanno raddoppiato i tempi perché l'ho scritto in maniera rigorosa, proprio pensando che ci sono sempre delle proteste che sono dispari a seconda da chi sfora il tempo. Questo non mi piace, non mi piace. Prego, concluda. Concludiamo. Volevo chiudere con un complimento all'avvocato Conte. Volevo dire che l'unico passaggio che mi è piaciuto nell'intervento dell'avvocato Conte è quello che ha ricordato un grande italiano come Paolo Borsellino. E io aggiungo una riflessione a quella dell'avvocato Conte. Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Noi stiamo con l'Italia, per cui la libertà è sacra e non è in vendita. Viva l'Italia che non ha paura. Grazie e andate a casa che è ora. Aqui.